Buongiorno a tutti. Oggi voglio fare un video diverso dai soliti prodotti finiti oppure soliti haul. Voglio farvi vedere i prodotti di make-up che ho messo in questa pochettina di Yves Rocher che voglio utilizzare nelle prossime 2-3 settimane. Perché siccome ho tanti prodotti di make-up, ho tanti prodottini. Ho deciso di fare un po' uno smaltimento anche di questo e quindi ve li mostro e cercherò di usare il più possibile questi prodotti. Intanto però voglio farvi vedere il make-up che ho fatto stamattina. Così, non so se si vede. E il rossetto che indosso è il numero 09 We Are Berries di Essence. Allora, vabbè, il temperino non c'entra niente. Partiamo dai prodotti per la base. Quindi, come correttore ho inserito il correttore sublime di Puro Bio nella colorazione 03. Questo lo adoro, questo correttore mi copre benissimo le occhiaie e mi copre anche le macchie, fantastico. Questo l'ho preso a giugno in super offerta, favoloso, lo adoro, è anche il mio correttore preferito. Poi, come blush, ho il popcorn di Neve Cosmetics, anche questo è bellissimo, un bel arancio, è un colore aranciato che adoro. Questo era di una linea in edizione limitata. Però se non sbaglio adesso l'hanno messo in linea. Come fondotinta, finché sono ancora abbastanza scura e abbronzata dal mare, uso il Medium Neutral di Neve Cosmetics, che non mi fa impazzire come fondotinta quello di Neve, però lo voglio terminare, ne ho tantissimo ancora. Cioè, guardate, ancora strapieno, me l'avevano regalato, ma non mi fa impazzire. Poi passiamo la matita per sopracciglia, sì, per sopracciglia, la Manga Brows, questa qua di Neve, è quella che ha sui toni del marrone, se non sbaglio, sì, sul marrone, vi faccio vedere i due toni di marrone, io uso di più questo colore che si addice di più alle mie sopracciglia che non sono né tanto chiare né tanto scure. Invece l'altro colore questi i due colori. Poi altre matite o passiamo agli ombretti. Allora, come mascara passiamo al mascara che è il primo che mi è saltato fuori, il Maybelline Lash Sensational, ciglia sensazionali. È quello con lo scovolino così, questo l'ho preso al mare in Sardegna e mi piace un sacco. Lo scovolino non mi fa impazzire, è quello con la forma delle ciglia, però non è male. La resa di questo mascara è fantastico, è anche l'unico mascara che ho perché l'altro l'ho terminato. Allora, i rossetti magari li lasciamo per ultimi, passiamo agli ombretti. Io ho selezionato un po' di ombrettini, ok, così. Come ombretti ho composto una palettina, così, con dentro la palette quella componibile di Nabla, ho messo uno di Puro Bio, che è questo, che è un tono neutro, non mi ricordo il numero. Non mi ricordo che numero ha questo, stupendo, ve lo faccio vedere qua, è un color taupe, non si vede neanche, e qua non si vedrà mai, così. Poi ho messo due di neve, questo è Smoking, che è un bellissimo grigio fumo stupendo. Adesso ve lo faccio vedere. Qua.
Poi ho mela stregata, che è stupendo questo, perché è un duochrome, è un viola verde. In base alla luce diventa verde o viola. E l'ultimo è Daphne 2 di Nabla. Adoro io Daphne 2. Gli ombretti della palette componibile. Pulisco un attimo le dita, se no non vi posso far vedere gli altri. Poi due ombrettini mono di Kiko, uno aranciato e uno color champagne. Questo color champagne è anche quello che sto indossando in questo momento. È della linea Wet n Dry ed è un bel champagne. Così il colore. È un bel rosa. È un rosa. Rosa champagne, e l'altro è un arancione stupendo, questo colore è il numero 218. Questo invece, l'altro era il 201. Questo arancione è stupendo, però non sempre lo metto. Bellissimo questo, poi sfumato è ancora più bello. Poi abbiamo due minerali di neve. Questi due, il primo è diamante in polvere. Non ve lo sto neanche a far vedere. Lo faccio vedere da qua. Che è proprio diamanti proprio. Lo uso più che altro per il punto luce. Questo lo adoro, lo uso per fare il punto luce e mi piace un sacco. E l'altro è chiffon, che è un rosa, rosa pastello. Questo è chiffon e questo è diamante in polvere, anche questo lo adoro. Mi piacciono un sacco gli ombretti minerali di neve. Hanno dei colori molto particolari. E poi le mini sights sono molto molto carine. Poi passiamo alle matite occhi. Ne ho qua 4, mi pare, che sono tutte quasi terminate, perché vedete sono piccoline piccoline. Partiamo da quella bianca che uso come primer, perché come matita non mi piace molto. Non mi piace molto la matita bianca, la uso pochissimo e allora la uso come matita, come primer. Questi capelli oggi. Intanto vi faccio vedere anche i capelli, che ne sono cresciuti tantissimo quest'estate. Stupendi i miei capelli ultimamente. Se volete poi vedere, se poi volete che vi faccio il video sulla mia hair care routine, scrivetemelo giù nei commenti, così vedrò di farvela. Allora, la matita bianca è quella 02 di Puro Bio, che è questo bellissimo colore che io uso come primer. Il colore è anche bello, sono io che non riesco a usarlo. Poi abbiamo una matita nera che è quella di Yves Rocher, quella colore vegetale, la numero 01 Noir et Blanc, l'unica di queste matite che non è bio, le altre sono tutte bio, ed è questo bellissimo nero,
anche dei micro glitter. Poi abbiamo sempre sui toni scuri la matita caramello di neve, che io adoro ed è anche quella che indosso in questo momento, ok, tartaruga sempre di neve. E cielo sempre di neve. Io adoro le matite di neve. Che ve lo dico a fare. Puro bio, Yves Rocher, caramello, tartaruga e cielo. Sono stupendi questi colori. Sono bellissime queste matite. Sono piccoline perché ormai stanno finendo. Spero questo mese di finirle. Sono così. Sono proprio mini mini, cioè sono più piccole della mia mano, sono diventate. E per finire tre rossetti, uno mi si è aperto, due di Essence e uno di Anthos. Quello di Anthos è quello miele. Dove ve lo faccio vedere? Lo faccio vedere qua magari. Questo è miele. Invece, che è anche un profumo vanigliato, buonissimo, ed è anche uno dei pochi rossetti che non ha cera d'api, perché Anthos non ha cera d'api. Invece di Essence ho il numero 07 Natural Beauty, che è questo. Non vi ho fatto vedere quello di Anthos, com'è nella confezione, è così il colore. E mi piace molto la confezione che dice: e ora sorridi e sii felice. Bellissimo, mi piace un sacco. Allora, quello di numero 07 di Essence, che il colore ve l'ho fatto vedere, è questo. E invece il numero 09, We Are Berries, questo color ciliegio, borgogna, ciliegia, non so neanche, ciliegia forse, è quello, amarena forse, che è quello che indosso ora. Allora, Anthos, miele, numero 07, numero 09 di Essence, sono bellissimi. Bene, penso che, ok, ci siamo, il beauty. Vi ho fatto vedere questi, ho deciso di usarli per le prossime 2 o 3 settimane. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se volete il video della hair care routine e se volete magari anche qualche make up, qualche mi preparo con voi, vediamo se riesco a organizzarmi. E basta, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, e io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!